una commutazione, poi sono partiti dei colpi, uno dei due nordafricani è rimasto a terra, ci sono ancora le chiazze di sangue. Momenti di terrore ieri sera a Mornico, mentre stamani in paese non si parla d'altro. Ho sentito esplodere i tre colpi, loro lì dopo dicevano l'hanno ammazzato, qualcosa del genere. Poi ho visto carabinieri qua che sono amico e gli ho detto cosa è successo, ah non posso parlare. Nella Peugeot i carabinieri hanno trovato circa 40 grammi di cocaina già divisa in dosi. Il militare che ha sparato è rimasto ferito a una gamba durante la colluttazione, era ancora sotto shock quando è stato sentito dal macellaio.